Gentili signore e signori, autorità civili, religiose e militari, a voi tutti graditissimo pubblico, benvenuti alla serata della riconoscenza. Giunta la 14ª edizione, questa attesissima serata nella ricorrenza del Santo Patrono è l'occasione per l'amministrazione comunale di ringraziare coloro che per impegno nei vari campi che spaziano da quello culturale al volontariato, al mondo del lavoro e alla scuola, si sono distinti con il loro operato e hanno comunque dato modo di portare in alto il nome della nostra città. La prima benemerenza viene consegnata ad Alice Filaretti di Castiraga Vidardo, autrice di una bella tesi di laurea sul castello Morando Bolognini di Sant'Angelo, classificatasi nei primi 3 piazzamenti ad un concorso di architettura all'Università di Napoli. Riceve il premio Alice Filaretti e premia l'assessore Peppino Pisati. Va invece a Suor Ulderica Patrini, originaria della Bergamasca, religiosa dell'Istituto Missionario del Sacro Cuore di Gesù, ovvero dell'Ordine delle Suore Cabrignane. Suor Ulderica purtroppo questa sera non è qui con noi perché si trova a Roma, però vi ricordo che è stata a Sant'Angelo in 2 differenti momenti, dall'81 all'86 e dal 98 al 2012. Benemerenza di questa sera va invece alla Junior Volley di Sant'Angelo, una realtà sportiva attiva in città da decenni, i cui dirigenti e allenatori sono un esempio di impegno e di passione. Premia Ezio Rana. Prima che non creiamo né eroi, né martiri, né santi, vedete che è iniziata una causa di beatificazione qua a Sant'Angelo per il dottor Bertolotti o meno. Stiamo solamente riconoscendo il lavoro fatto come amministratore, ma direi prima di tutto il riconoscimento non la parte di commerciante, ma la parte di uomo. Io credo che Gino abbia dimostrato, come nelle parole di Monsignor Marcuzzo, di essere sempre a disposizione. Ecco, è quello che vogliamo. È quello che vogliamo, invece di cercare le colpe, gli errori a cui attribuire una persona, vogliamo invece prendere riferimento, e c'è sempre da imparare, da chi come Gino ha dato tanto. E vi assicuro, non ha mai chiesto niente. La seconda riconoscenza va questa sera a Don Giancarlo Baroni, nato a Codogno il 21 dicembre 71, ordinato sacerdote il 16 giugno 2001. Don Baroni è stato a Sant'Angelo dal 2001 al 2011, rivestendo gli incarichi di coadiutore dell'Oratorio San Luigi e di viceparroco, dimostrando grande sensibilità e umanità e lasciando nella comunità un buon ricordo. Una volta salutato Sant'Angelo, Don Baroni ha ricoperto l'incarico di vicerettore del Collegio Vescovile di Lodi. Attualmente è parroco di Valera Fratta. Riceve il premio Don Giancarlo Baroni, premiano i parroci di Sant'Angelo. Continuiamo con le nostre premiazioni. La terza riconoscenza è una riconoscenza speciale, perché va ai carabinieri della stazione di Sant'Angelo, che nel corso del 2012, guidati dal maresciallo Gaetano Carlino, hanno arrestato gli autori di una rapina proprio a Sant'Angelo, convincendo i malfattori a desistere nel loro intento. Vengono premiati questa sera il luogotenente Gaetano Carlino, l'appuntato scelto Massimo Missoni e il carabiniere Mauro Savino.
Dall'arma dei carabinieri passiamo invece alla polizia locale. La quarta riconoscenza di questa sera va a due agenti, perché sempre nel 2012, due agenti appunto in forza alla polizia locale, l'agente Maria Carlone e l'agente Mario Passoni, hanno con coraggio e prontezza salvato un uomo che voleva togliersi la vita. Premiano l'assessore Giovanni Sgualdi e il consigliere Mario Vicini. Sale sul palco per la premiazione anche il comandante Angelo Saletta. La quinta riconoscenza è invece assegnata ad Antonio Ravarelli, detto in dialetto sant'angiolino Pelbuna, originario del caratteristico quartiere della Costa. Nato a Sant'Angelo il 15 agosto 38, Ravarelli si è contraddistinto per una lunghissima attività nel settore del volontariato, in parrocchia, all'oratorio e nel gruppo missionario Africa Chiama. Persona dalle eccezionali qualità umane, Ravarelli ha allenato con grande professionalità centinaia di ragazzi, forte di una sana passione per lo sport. Ha dedicato inoltre grande impegno all'attività di Africa Chiama, sodalizio nato a Sant'Angelo nell'ambito ecclesiastico, e che in questi decenni ha portato un valido aiuto nel continente nero. Premia l'assessore Roberta Rusconi. Cominciamo con la prima scuola ad essere premiata, la scuola elementare Collodi. Salgono sul palco Garlaschelli Andrea, Brattoli Michele, Sciortino Giuseppe, Mattias Diana e Sallemi Giada. Secondo gruppo della Collodi, salgono sul palco Forastieri Federica, Cella Giovanna, Orta Maria Carla e Bogdan Banghea Andrei. Passiamo ora alla scuola elementare Morzenti. Premiano il vice sindaco, il signor Vacchini e il signor Bertolini. Salgono sul palco Amuzugan Serena, Dell'Eva Giuliano, Marra Ernesto, Spagliardi Nicolò, Papini Chiara e Avaldi Andrea. Sempre per la scuola elementare Morzenti, vengono premiati ora Valeri Federico, Caruso Valentina, Ballarin Matteo, Taglietti Laura, Minestra Gloria e Pace Daniel. Battaini Simone, Galli Martina, Zanotti Valeria, Frongia Federica, Furiosi Edoardo e Brichi Aia. Scuola Media Cabrini, Mazzola Marco, Rancati Luca, Papini Giulia, Mascheroni Giovanni, Cabrini Lucrezia e Lucini Andrea. Piacentini Davide, Sommariva Davide, Rusconi Giovanni, Rancati Giorgia, Badia Letizia e Magnani Valentina. Malgioglio Anna Giulia, Olivari Veronica, Mogos Ioana, Zanoni Camilla e Shoa Mohamed. Ultima scuola premiata di questa sera, l'Istituto Superiore Pandini. Salgono sul palco Baiba Ismail, Cella Ilaria, Ferrarese Emanuele, Finetti Giulia e Malusardi Luca. A
Avanti. Vengono premiati adesso Pasetti Nicolò, Garlaschelli Luca, Vitali Matteo e Furiosi Mario. E passiamo ora all'ultima parte della serata, i riconoscimenti per le attività commerciali. Il primo riconoscimento viene dato alla memoria di Giorgio Pezzini. Il secondo riconoscimento va alla memoria di Giuseppe Oldani. Terzo premio viene conferito a Domenico Bianchi. Quarto premio a Paolo Bellani. Quinto riconoscimento va all'Edilferramenta. Sesto premio viene conferito ad Angelo Cabrini. Abbiamo ora un altro Angelo, il signor Angelo Rizzo. Ottavo premio va all'Officina Cremascoli. È la volta ora di Antonio Daccò. Decimo premio va a Battista Amici. Ci sono qua i figli. L'ultimo riconoscimento di questa serata invece viene assegnato al raviolificio Torri. E adesso apriamo le danze delle Uffelle. Spero di non aver dimenticato nessuno, vi ringrazio ancora per essere stati qua e avermi anche sopportato. Non so cosa succederà l'anno prossimo. Maestà l'endamo. Viva Sant'Angelo!